Siamo con Simone Rapeti del Molassana. Simone, 21 anni, ho visto che ti hanno passato la fascia del capitano nel secondo tempo quando è uscito il numero 2, del quale non ricordo il nome. Siete una squadra di giovani, ho visto che ti sei impegnato fino alla fine, ti sei anche un po' arrabbiato quando non ti hanno concesso un calcio d'angolo che forse poteva anche riaprire la partita, nel senso foste riusciti a fare qualche cosa. Ad ogni modo ti faccio i complimenti perché sei stato, a mio parere, uno dei migliori in campo della tua squadra. Dimmi un po' le tue impressioni sulla partita. Allora, grazie intanto per i complimenti. Sì, sono il vice capitano di questa squadra, che è un onore per me. E sai, l'episodio del calcio d'angolo è un episodio che vabbè, può capitare, magari la battevamo male, non riapriva la partita. Penso che noi siamo una bella squadra, siamo giovani, però siamo bravi e oggi sta una partita storta, nata storta, può capitare, sono 30 partite in campionato, una, due, tre storte capitano, finora non era mai capitato, ora noi ci ritroveremo forte lì, con la testa alta ci dobbiamo rialzare, abbiamo due possibilità, o ci buttiamo giù, ma non penso che la mia squadra lo farà, oppure ci rialziamo, penso che ci rialzeremo e torneremo da domenica prossima a fare risultato in casa. E per il resto bravi alla Capperanese che ha fatto una gran partita, 3-4 giocatori veramente di alto livello e sicuramente è una candidata a vincere il campionato. Ad ogni modo devo dire che avete messo tutti voi del Molassana, che siete dei giovani, tanta volontà. Ho visto, diciamo, dopo la metà del secondo tempo vi siete impegnati al massimo cercando di recuperare, cosa che non avevate fatto nel primo tempo, che praticamente la Capperanese ha sempre avuto possesso di palla, vi hanno brigliato, non siete riusciti quasi mai a arrivare in porta, siete arrivati solo su palle inattive. Sì, loro hanno preparato la partita in modo perfetto secondo me, noi abbiamo sbagliato qualche passaggio subito, ci siamo un po' buttati giù. Come ho detto prima, si vede che avevamo una giornata storta e invece nel secondo tempo siamo rientrati in campo, abbiamo avuto più voglia di riprendere la partita. Poi i giovani si vede, magari eravamo qualche cosa di più di fiato perché eravamo un pochino più giovani di loro, però non siamo riusciti neanche a riaprirla, forse la riaprivamo, potevamo anche recuperarla. Invece non l'abbiamo riaperta, è andata così, l'importante come ho detto prima è voltare subito pagina e essere pronti per domenica prossima per andare a vincere. Io spero vincere o comunque a fare il risultato e a fare la prestazione che conta anche quella. Ok, in bocca al lupo allora per la prossima partita. Grazie mille, ciao, grazie.